Lei è la signora Claudia Cordese, biologa che si occupa di divulgazione scientifica con libri, conferenze e seminari. Passo la parola alla signora Claudia Borghese. Ce l'abbiamo fatta, riusciamo a iniziare, chiedo scusa anch'io per tutti i disagi tecnici, ma riusciamo a partire. Memento mori, sicuramente tutti i nostri studenti qua sanno benissimo che cosa vuol dire, ricordati che devi morire. Noi ce l'abbiamo questa consapevolezza. Come sono messi gli altri animali, dico gli altri perché animali siamo anche noi, cerchiamo di fare un rapido excursus nel mondo animale per cercare di capire quale consapevolezza animali diversi riescono a raggiungere riguardo alla morte. Intanto una premessa importante: la vita nasce immortale, nasce per essere immortale. Quando 3 miliardi e mezzo di anni fa si è originata la vita, che vuol dire che tutta una serie di motivazioni diverse si è finalmente formata questa prima protocellula che è stata in grado di duplicarsi, da una ha fatto due copie di sé. È morta o è immortale? È diventata immortale, continuando a propagarsi nel tempo. Difficile dirlo. Sta di fatto che per quasi 3 miliardi di anni la vita ha continuato a duplicarsi in questa maniera, facendo da una cellula due copie della medesima e quindi sotto un certo punto di vista rimanendo immortale. E oggi abbiamo alcuni esempi, se non di immortalità, comunque di organismi estremamente longevi, no? C'è questa piccola medusa che abita anche nel Mediterraneo, in mare Adriatico, è molto diffusa, no? La Turritopsis dorni, piccola medusa che è in grado di dall'età adulta regredire alla sua fase larvale e ripetere queste operazioni più volte nell'arco della sua vita, praticamente conducendo una vita quasi immortale. Così come i boschi clonali del Nord America sono boschi costituiti da alcune decine di migliaia di pioppi che hanno praticamente un'unica enorme rete radicale, si estendono per diversi ettari, anzi migliaia ormai di ettari, e hanno soprattutto circa 40.000 anni e continuano a generare nuove piante. Sono un clone, no, che è sulla Terra da circa 40.000 anni. Quindi di per sé la vita potrebbe anche essere immortale, noi purtroppo sappiamo che in realtà per la maggioranza delle specie non è così. E quindi veniamo un po' a ragionare sulla morte. In natura la morte ha un aspetto estremamente concreto, tangibile, diffuso ovunque, è molto comune perché tutti gli animali hanno a che fare quotidianamente con la morte, che sia per nutrirsi, che sia perché in natura la mortalità infantile è estremamente elevata. Per noi Homo sapiens la nostra evoluzione ci ha portato su una strada un po' diversa. Per noi la morte è un qualcosa di astratto che tendiamo a tenere distante, la pensiamo molto come un'assenza, è qualcosa che tendiamo a evitare nei discorsi, sembra sempre un tabù parlare di morte. Ma in realtà la morte fa parte della vita e la natura ci dimostra proprio questo. Come si reagisce di fronte alla morte? Come reagiscono gli animali di fronte alla morte? Possiamo suddividere i comportamenti di fronte all'evento morte fondamentalmente in due categorie, cioè a quelle che possono essere le reazioni, i comportamenti stereotipici, cioè innati, e quelli che invece sono cognitivi. I comportamenti stereotipici sono appunto innati, sono comportamenti rigidi, in genere rispondono a una stimolazione sensoriale, sono uguali per tutti gli appartenenti a quella specie, sono uguali in tutte le diverse situazioni legate alla morte. E hanno una grossa valenza adattativa, cioè servono alla sopravvivenza dell'animale.
Le reazioni invece di tipo cognitivo sono reazioni conseguenti a un apprendimento. Gli animali non nascono avendo già conoscenza di queste reazioni, ma le imparano nel corso della loro vita, quindi sono reazioni molto flessibili che dipendono da un individuo all'altro e non è detto che abbiano una valenza adattativa, cioè che abbiano una convenienza, un vantaggio per la sopravvivenza dell'individuo. Un esempio semplice che riguarda le formiche e i ratti ci può aiutare a capire meglio. Si sono osservate molte specie di formiche che di fronte alla compagna morta prendono la compagna e la trasportano fuori dal formicaio lontano dalle altre. Allora, tutte le varie interpretazioni che ormai dalla rete, pur di essere sensazionalistica, ecco, vedete, anche le formiche vivono il lutto lontano, ne seppelliscono la compagna morta. No, formica morta emette un odore che viene riconosciuto in maniera istintiva dalle compagne che hanno questo comportamento innato di necroforesi, cioè trasportano l'animale morto e lo trasportano il più lontano possibile. Perché? Perché, ed è un comportamento innato con un forte valore adattativo, cioè un vantaggio per la sopravvivenza, perché? Perché se è morta, non so bene perché è morta, ma la metto lontana, perché magari è morta per una malattia, per un parassita, per un qualche altro motivo che potrebbe contagiare il resto del formicaio. Si è visto che era così e che era soprattutto un comportamento innato, perché una volta, diciamo, capita qual era la sostanza che fa partire questo comportamento, si è spruzzata questa sostanza sopra una formica viva. Le compagne l'hanno presa e l'hanno portata lontano. Questa si dimenava, ma loro non gliene potevano portare di meno e l'hanno portata lontano dal formicaio. Quindi non erano in grado di distinguere tra vivo o morto, ma avevano solo comando innato: se puzza di questo, l'allontano. Anche i ratti, quindi mammiferi, facciamo un grande salto evolutivo, hanno un comportamento simile. Il ratto morto viene preso, portato al di fuori della colonia, in alcuni casi addirittura seppellito. Anche qui la motivazione non è un cordoglio, una fase di lutto particolare. Il ratto morto emette un odore che viene riconosciuto come è morto e quindi lo allontano per evitare malattie alla colonia. I ratti però hanno questo comportamento che è solo parzialmente stereotipico, hanno imparato a farlo, tanto che se viene spruzzato sul ratto vivo e questi iniziano a trasportarlo, appena lui si agita gli altri lo mollano, perché sanno riconoscere ciò che è vivo da ciò che è morto. Anche noi abbiamo una serie di comportamenti, di reazioni di fronte alla morte o di fronte a un qualcosa che può in maniera innata farci pensare alla morte. Abbiamo anche noi dei comportamenti stereotipici, che sono ad esempio tutti i comportamenti di disgusto che abbiamo di fronte a una ferita purulenta, no? La guardiamo e ci fa, perdonate il termine, ci fa un po' schifo, no? E quindi ne stiamo lontani. Cerchiamo di allontanarci istintivamente da tutto ciò che può avere un qualche legame con la morte. Qual è anche qui la valenza adattativa di questo? Non so che cosa può aver causato quello, ma può essere un grosso rischio e quindi ne sto lontano. Hanno fatto proprio degli esperimenti con le persone, no? Mettendogli di fronte una serie di immagini e si è visto come queste immagini generavano appunto disgusto e quelle che generavano una maggior reazione erano quelle che potenzialmente potevano motivare un rischio di malattia. Quindi anche noi abbiamo delle reazioni stereotipiche alla morte. Poi ovviamente abbiamo tutta una serie di comportamenti dettati invece da quello che abbiamo imparato sulla morte, per cui anche se che abbiamo di fronte morto di una malattia estremamente infettiva, se c'è un forte legame affettivo, ecco che noi lo abbracciamo comunque, cioè usiamo in quel momento una reazione che è assolutamente appresa
che non è adattativa, che è rischiosa se vogliamo, ma perché c'è tutta una componente legata all'empatia, ai sentimenti, alle emozioni. Lo stesso animale quindi può avere reazioni diverse se la sua specie glielo consente. Nel caso delle formiche, la loro, da questo punto di vista, semplicità gli permette solo reazioni di tipo innato di fronte alla morte. Per parlare dunque di morte bisogna avere presente una serie di, diciamo così, di caratteristiche che ci permettono di individuare la morte. Caratteristiche, qui entriamo ovviamente in tutto quello che è un concetto noto di morte, cioè la cognizione propria della morte. Quali sono quelle caratteristiche che ci permettono di dire che l'individuo, ciò che abbiamo di fronte, è morto? La non funzionalità, quindi sapere che la morte interrompe tutte le funzioni vitali. La non reversibilità, ovvero la morte è uno stato permanente. È un concetto che le formiche di cui prima non hanno, perché se loro trasportano fuori la compagna che reputano morta e questa si agita, per loro puzza di morte e quindi va buttata via. Quindi non hanno l'idea che possa ritornare in vita. L'universalità: tutti gli organismi vivi muoiono. La causalità: la morte provocata da un collasso delle funzioni vitali. E poi, e qui ci ragioneremo, l'inevitabilità: la morte non si può posticipare indefinitamente, e questo lo sappiamo tutti molto bene. Quando parliamo di concetto minimo di morte, parliamo del concetto che hanno quegli animali che hanno una reazione alla morte, cioè si rendono conto che ciò che hanno di fronte è morto. E di cosa hanno bisogno per capirlo? Hanno bisogno delle prime due caratteristiche che abbiamo visto prima, cioè la non funzionalità e l'irreversibilità. Tutti gli animali che sono in grado di riconoscere queste due caratteristiche hanno quello che si dice un concetto minimo della morte. Sfugge alle formiche, è invece presente nei ratti, poi riporto allo scimpanzé, perché parliamo di primati, ovviamente in tutti gli organismi più complessi, più evoluti, troviamo questo concetto minimo di morte e vedremo anche qualcosa in più. Quindi nel momento in cui io sono in grado di distinguere, di rendermi conto che non ha più funzioni associate alla vita e non può tornare indietro dalla sua condizione, io sono in grado di distinguere ciò che è vivo da ciò che è morto. È quello che chiamiamo proprio il concetto minimo di morte. Il concetto minimo di morte presuppone, diciamo, di individuare tre caratteristiche che possono avere un peso diverso a seconda dell'animale, a seconda della situazione. Appunto la cognizione, cioè reagire in una maniera, diciamo così, personale, non innata, di fronte alla morte. L'esperienza, aver fatto esperienza della morte. Questa esperienza può essere estremamente diversa. Per la maggior parte degli animali l'esperienza è un'esperienza diretta. Ho visto morire i miei compagni, ho visto morire i miei figli. Oppure può essere un'esperienza fatta da un punto di vista culturale, cioè mi è stato detto che, se voi ci pensate, nella nostra specie moltissime persone che sanno benissimo che cos'è la morte non hanno mai visto un morto, ma sanno che cos'è la morte non per esperienza diretta, ma perché per trasmissione culturale ne siamo informati. L'esperienza ovviamente si accumula nel tempo, così come un animale da cucciolo non ha ancora molta esperienza della morte, anche se impara abbastanza presto. La mortalità infantile in natura è estremamente elevata, per cui vede morire i suoi fratelli e le sue sorelle, aumenterà questa sua consapevolezza nel tempo. Ho riportato l'immagine degli elefanti perché, anche se è vero che per parlare di consapevolezza a un certo livello parleremo soprattutto
soprattutto di primati, anche gli elefanti hanno una elevata consapevolezza della morte, perché sono intanto animali con vita sociale, in natura la vita sociale e la gerarchia del gruppo favoriscono l'apprendimento del concetto di morte. Sono longevi, perché gli elefanti possono tranquillamente arrivare a 75 anni. Hanno un periodo di gestazione molto lungo, che sfiora i 2 anni, e quindi automaticamente una cura elevatissima della prole, con un'elevata mortalità infantile, un cucciolo su 4 muore, e questo li ha portati a sviluppare una fortissima empatia, e con l'empatia e le emozioni che ne conseguono, ecco che la morte diventa un concetto a cui questi animali sono particolarmente vicini. Quindi cognizione, mi rendo conto che è morto, esperienza ed emozione. Che cosa vuol dire fare esperienza della morte in natura? In natura la morte è veramente dappertutto. È dappertutto perché? Perché le cucciolate, le viate possono essere particolarmente numerose, ma non per questo sopravvivono tutti. Quindi il primo punto che favorisce il contatto diretto con la morte in natura è proprio la mortalità infantile. E poi perché se supero la giovane età, ecco che dovrò scontrarmi con tantissimi episodi che mettono a rischio la mia vita o che mi porteranno di fronte alla morte dei miei conspecifici, e possono essere ovviamente gli eventi di predazione, le malattie, il parassitismo, e poi tutti gli scontri che avvengono all'interno della stessa specie, per cui le lotte che si possono verificare tra ad esempio maschi della stessa specie per il territorio, per le risorse, nel periodo riproduttivo, sono momenti che ovviamente possono portare alla morte dell'altro e che permettono all'animale di fare esperienza della morte. Anche le emozioni di fronte alla morte servono per consolidare il concetto di morte. Quando parlo di concetto minimo di morte, parlo proprio della capacità di un animale di riconoscere, di rendersi conto che ciò che hanno di fronte è un animale morto. Quindi rendersi conto che questa cosa prima era viva, che adesso non lo è più e che non lo sarà più. E per poter elaborare questo concetto c'è bisogno appunto, da una parte, di farne esperienza in qualche maniera, dall'altra di provare una forte emozione di fronte all'evento morte, perché le emozioni in tutte le nostre attività generano tutta una serie di stimoli per il nostro cervello e per il cervello ovviamente delle altre specie. Emozioni possono essere così forti da generare degli stimoli che portano a imprimere nella nostra memoria, nel nostro cervello, nel nostro comportamento delle reazioni che rimarranno, ci rimarranno in memoria e che quindi ci aiuteranno a consolidare certe conoscenze. Le emozioni di fronte alla morte in natura non sono per forza semplicemente solo le emozioni di cordoglio, no? Il lutto, che anche gli animali finiscono con il provare, per cui ovviamente c'è la rottura del legame affettivo, il cucciolo che vede morire è il genitore, ovviamente prova un'emozione molto forte legata all'assenza, sovente quando si racconta soprattutto degli animali domestici, che il padrone in ospedale non è più tornato e questo non capiva più nulla, non ha esperienza, non ha capito la morte del padrone, ma sta soffrendo l'assenza del padrone. Sovente in natura questo momento di apparente disagio che vive l'animale è dettato dall'assenza. In alcuni casi c'è la curiosità di capire perché la posizione di questo individuo, di questo specifico parente, amico, conoscente è strano, perché non reagisce più agli stimoli. Ed è un'emozione dettata dalla curiosità. A volte c'è gioia,
una di queste emozioni è una grande gioia, soprattutto se quello che è appena morto era sopra di noi nella scala gerarchica. Per cui nelle specie fortemente sociali e gerarchiche, ecco che la morte di quello che era al gradino sopra il nostro e ha liberato una posizione ci rende felici. Tu magari non lo prendo, però. E poi immaginate di essere un avvoltoio di fronte a un bel bovino morto. Ovviamente la reazione di fronte a questa morte è di nuovo una reazione molto positiva, dettata dalla fame che potrà essere soddisfatta. La curiosità del diverso, non si vede molto nell'immagine in basso a sinistra, ma su quel ramo ci sono degli scimpanzé adulti che hanno appena ucciso un cucciolo di scimpanzé albino, che appena hanno visto, hanno attaccato, aggredito, massacrato e ucciso perché erano incuriositi dalla sua diversità e poi hanno continuato a guardare, analizzare, per cui la morte di questo piccolo, che ovviamente l'hanno pure provocato loro, ha generato in loro una forte curiosità. Quindi tutto ciò che genera una forte emozione si imprime nella nostra mente, si imprime nella mente di questi animali ed è quindi aiuta a rafforzare questo concetto minimo di morte. Ma il concetto minimo di morte che abbiamo visto adesso è quello che permette a diversi animali di capire che ciò che hanno di fronte è morto e non è vivo. Ci sono alcuni animali che hanno fatto un passaggio successivo. Non si limitano a riconoscere la non funzionalità e la irreversibilità del corpo morto che hanno di fronte, a capire che è morto, ma sono in grado di predire cosa può provocare la morte di un individuo della loro specie. Questa è una capacità che hanno ad esempio i corvi, che hanno ad esempio molti primati, tra cui gli scimpanzé, e che quindi non si limitano a possedere questa capacità di comprendere la non funzionalità e l'irreversibilità, ma sono anche in grado di comprendere la causalità, cioè capire che c'è un qualche cosa che può provocare la morte, e quindi sono in grado di predire la morte. Sono stati fatti alcuni esperimenti con dei corvi ai quali è stato presentato un uomo mascherato, una maschera molto grottesca e quindi un uomo semplicemente mascherato, un uomo mascherato che aveva in mano un corvo morto, poi un falco impagliato che aveva a fianco un corvo morto. La reazione del gruppo di corvi è stato quello di attaccare come prima cosa il falco impagliato e l'uomo mascherato che avevano vicini il corvo morto, perché loro erano potenzialmente un pericolo, perché se la loro presenza era legata al corvo morto vuol dire che potevano causare anche la loro morte. Questo vuol dire che hanno riconosciuto che quel corvo era morto, ma hanno anche ipotizzato che loro ne causassero la morte. Quello che è stato visto è che per diverse settimane, se loro vedevano questa persona mascherata, anche senza avere più il corvo morto con sé, lo attaccavano e quindi continuavano ad associarlo a questo. E per oltre un mese non si sono alimentati nella zona dove avevano visto il corvo morto. Quindi il passaggio mentale che hanno fatto è: se lì quel nostro compagno è morto, forse lì c'è qualcosa che causa la morte. Quindi hanno l'idea che possono esserci delle cose, alimenti, pericoli, predatori, eccetera, che possono causare la morte. Quindi l'idea è che la causalità, ovvero l'interruzione delle funzioni vitali, ti porta nello stato di morte. Stessa cosa è stata osservata negli scimpanzé. Gli scimpanzé, osservati in natura, si sono visti andare a rompere, disattivare trappole messe dai bracconieri per catturarle, che vuol dire io vado a rompere un oggetto che so che causa dolore o morte a un mio cospecifico.
quindi riesco a fare questo ragionamento. Si sono visti scimpanzé che prima di attraversare dei sentieri battuti nella foresta, dove comunque passavano le macchine, le jeep, si fermano e guardano prima di attraversare, che vuol dire so che potrebbe succedermi qualcosa. Quindi hanno il concetto di causalità. E questo è un concetto quindi superiore. Questi animali non sono semplicemente in grado di dire questo è vivo e questo è morto, distinguono un sasso da un oggetto vivente, ma sono anche in grado di predire la morte, sapere quindi che la morte può succedere in qualcuno. Il passaggio successivo è ragionare sulla violenza. La violenza in natura è un terreno più che fertile, ovviamente, per provocare la morte di qualcuno. È indubbiamente estremamente diffusa. In natura, all'interno della stessa specie, si rivaleggia per le risorse, per il territorio, per il partner, e all'interno di una stessa specie si può arrivare al 20% di morti provocate da cospecifici. Quindi la violenza è estremamente diffusa. La violenza che vuole provocare la morte è una violenza intenzionale che presuppone la conoscenza della causalità dell'evento che provoca la morte, ovvero so quale mezzo usare per causare la morte di quell'individuo, e anche il concetto di universalità. Con quel mezzo io posso uccidere quella cosa perché quella cosa è viva e non è morta. Non tutti gli animali sono in grado di fare questo. Per noi è tutto normale, perché noi li abbiamo tutti questi concetti. Per gli animali non è così semplice, non tutti riescono a fare questo passaggio. Ma nel momento in cui in natura osserviamo dei comportamenti intenzionalmente violenti, ecco che automaticamente sappiamo che c'è un concetto naturale di morte particolarmente radicato, che presuppone la consapevolezza di tutti questi aspetti. Quali sono i momenti, i contesti in cui osserviamo principalmente una violenza intenzionale mirata a uccidere l'altro? Sono fondamentalmente tre: le uccisioni coalizionali, gli infanticidi e la predazione. Per uccisioni coalizionali vuol dire un gruppo di individui, una coalizione di individui, si unisce, si mette insieme e in quello che è un vero e proprio raid va a colpire per uccidere un cospecifico. Gli scimpanzé sono estremamente aggressivi e violenti e molto gerarchici, hanno una società con una gerarchia in cima alla quale c'è un maschio alfa. In natura, quindi non parliamo di osservazioni fatte in cattività, che possono sempre essere ovviamente influenzate dalla condizione non naturale. In natura si sono osservati episodi in cui 3-4 maschi si sono coalizzati per attaccare il maschio alfa del gruppo e ucciderlo. Sono aggressioni estremamente violente, che veramente crudeli anche al nostro occhio, e in cui l'unione veramente è fatta unicamente mirata a dobbiamo ucciderlo, dobbiamo causarne la morte. Uno dei quattro prenderà poi il suo posto, che è in genere quello che ha guidato, diciamo così, il gruppetto che è andato a compiere questo. Anche nei lupi, la prima causa di morte tra i lupi è proprio questa: il lupo che entra nel territorio gestito da altri lupi, che si coalizzano non limitandosi a tenerlo lontano dal territorio, ma lo aggrediscono e ne provocano volontariamente la morte. C'è un'intenzionalità, che vuol dire intanto so che cosa devo fare per toglierti la vita, so che cosa devo fare per ucciderti, so che cosa la può provocare. Gli infanticidi ovviamente
alcuni infanticidi a cui si assiste in natura non sono intenzionali, sono dettati da situazioni particolari per cui per la sopravvivenza di alcuni cuccioli uno va sacrificato, eccetera. No, l'infanticidio volontario invece presuppone l'intenzione di ucciderlo e si assiste in genere in due situazioni diverse, una o per motivazioni sessuali, ovvero il maschio tipo dei leoni oppure dei langur che sono delle altre scimmie che vuole prendere il controllo di un gruppo di femmine, ci sono i cuccioli, la femmina non tornerà in calore, quindi non sarà nuovamente recettiva fin tanto che ha i cuccioli da allattare, quindi io arrivo, uccido i cuccioli e quindi la femmina sarà nuovamente disponibile. Le femmine non accettano ovviamente in natura con grande facilità questo, tentano persino lo scontro fisico, è ovvio che qua entra in gioco la forza e quindi sovente devono soccombere. Ma l'astuzia è sempre stata una buona arma in mano alle femmine e quindi ad esempio nei langur si è scoperto, si è visto che molte femmine nel momento in cui un maschio arriva e prende il controllo del branco ed è pronto a uccidere i piccoli, queste femmine simulano l'estro e quindi fingono di essere nuovamente disponibili sessualmente, si accoppiano con questo maschio senza in realtà essere in estro e quindi fingono pur di salvare i cuccioli. Il maschio ci casca, ma questo lo sapevamo già. Anche nei leoni, diciamo, c'è una strategia analoga, le femmine in un branco tendono a accoppiarsi con tutti i maschi, sia quando sono in estro, sia quando non sono in estro. In questa maniera tengono, i maschi del branco non litigano mai tra di loro, perché le femmine sono sempre tutte disponibili. In questa maniera, quando arriveranno degli altri maschi per cercare di prendere il controllo del gruppo, i maschi del gruppo stesso saranno più affiatati tra di loro e quindi forse difenderanno meglio i cuccioli. Quindi tante strategie, tutte legate all'astuzia, messe in campo dalle femmine proprio per evitare l'infanticidio. L'infanticidio non è praticato solo dai maschi, nel momento in cui c'è un problema di risorse, ecco che si possono osservare casi di femmine che uccidono i piccoli di altre femmine perché non ci sono risorse per tutti e quindi pur di dar da mangiare ai miei figli io uccido i tuoi che sennò mangerebbero loro le loro risorse, quindi anche in questo caso qua. E poi c'è la predazione. Allora, parlando di predazione, ovviamente fuoriusciamo dal discorso di violenza intenzionale all'interno della stessa specie, perché la predazione avviene tra due specie diverse. La predazione è un momento estremamente importante e complesso ed è sicuramente una delle situazioni che a noi sembra estremamente semplice, no? Il predatore arriva, attacca la preda e tutto finisce in pochi istanti. In realtà è estremamente complicato ed è, i predatori sono gli animali che maggiormente devono avere consapevolezza della morte della loro preda e di come provocare la morte della loro preda, perché intanto gli atti predatori hanno raramente successo, in più, quindi devo essere sicura perché sennò non si mangia, in più la preda può rivoltarsi al predatore e può diventare estremamente pericolosa. Quindi tutto ciò che è legato alla predazione sottostà a una serie di comportamenti cognitivi e quindi a comportamenti che hanno una fortissima componente nell'apprendimento. In tutte le specie che predano, i cuccioli passano gran parte della loro infanzia a osservare il genitore che preda, che sia la femmina piuttosto che il maschio, e a imparare da loro le tecniche di predazione. Ed ecco perché è così importante in queste specie imparare a predare, imparare a cacciare, che questi animali sono molto attratti da tutte quelle situazioni che possono aiutare a imparare a predare meglio.
tutti avete visto il gattino davanti al quale fate scorrere la lucetta del laser che saltella di qui e di là, di qui e di là. È un comportamento predatorio e sono comportamenti che loro imparano subito, sui quali amano esercitarsi, proprio perché è innata questa spinta ad apprendere tutto ciò che mi può servire per cacciare. Tutti avete sicuramente sentito questo vecchio adagio africano, no? Ogni mattina in Africa, quando ti svegli, se sei un leone corri, se no non mangi, se sei una gazzella corri, se no ti ammatti e non si mangiano, ok? E la cosa importante, non importa se sei un leone o una gazzella, la cosa importante è cominciare a correre. E il concetto è proprio questo. Non è che perché io sono il predatore, e tu la preda, io ho vita più facile. Assolutamente no. La predazione, ripeto, è uno forse dei contesti più importanti per permettere a un animale di elaborare l'idea di morte, anche perché se io non so bene come provocare subito la morte della mia preda, rischio di finire io dall'altra parte. Vedete l'immagine sotto, una leonessa che aveva attaccato un bufalo, ma non avendolo attaccato nella maniera corretta fin da subito, il bufalo ha finito con incornare la leonessa e provocarne la morte. Quindi, prima di passare alla cosa successiva, molto rapidamente, non tutti gli animali riconoscono la morte. Molti, la maggioranza se vogliamo, perché molti degli invertebrati, non hanno neanche un concetto minimo di morte. Hanno dei comportamenti innati. Diversi animali hanno invece un concetto minimo, cioè sono in grado di dire «Ah, questo è morto», lo sanno riconoscere come morto e non vivo. E poi ci sono pochi animali, tra gli uccelli, tra i mammiferi, che sanno anche predire la morte, nel senso «so che cosa devo fare se voglio intenzionalmente provocare la morte di quest'altra persona». C'è poi un momento nel comportamento degli animali che prende il nome di tanatosi, in cui in maniera però innata, ci piace pensare che sia una cosa cosciente che fanno, ma in realtà non è cosciente, è una risposta istintiva, diversi animali cercano di salvarsi nel momento della predazione, quando ormai il predatore è troppo vicino, troppo grande, non sarò mai in grado di respingerlo e allora mi fingo morto. Mi fingo morto, questo atteggiamento è stato selezionato dall'evoluzione perché, con l'eccezione degli animali come gli avvoltoi e tutti gli altri che mangiano animali già morti, la maggioranza degli animali disdegna assolutamente l'animale già morto, perché l'animale già morto può aver già intrapreso un percorso di decomposizione che quindi può essere estremamente pericoloso. Quindi simulare la propria morte può mettere al riparo dalla predazione. Non solo, ci sono anche dei predatori. Si sono viste delle volpi che all'avvicinarsi vicino a tane di lepre si sono finte morte. In questa maniera hanno stimolato la curiosità della lepre, che è andato lì a vedere ma questo sarà vivo o sarà morto, per scoprire che la volpe ovviamente era viva e non è finita bene per la lepre. Quindi alcune di queste immagini, il martin pescatore, quella biscia, la lucertola, la rana, sono assolutamente vive, ma in questa condizione di morte apparente, che non è altro che uno strumento innato con cui la selezione cerca di metterli al riparo da una possibile aggressione. E ovviamente ci sono invece situazioni in cui la selezione ha, come dire, permesso alla morte di avere il sopravvento perché comunque vantaggiosa per la prole. È l'esempio della mantide, no? Tutti sappiamo della mantide religiosa, durante l'accoppiamento la femmina divora il maschio. Sì, effettivamente è così, durante l'accoppiamento la femmina si mangia il maschio. Uno può dire, ma perché l'evoluzione non ha trovato una soluzione per questi poveri maschi? Semplicemente perché è la situazione più vantaggiosa anche per i maschi. Se sei un amantide maschio, se ti va bene, nella tua breve vita riesci ad accoppiarti una volta. Se quando tu ti sei accoppiato, quella femmina non ha cibo a sufficienza per produrre uova da fecondare con i tuoi spermi,
quel tuo unico accoppiamento non è servito a nulla e quindi sei vissuto invano. Se invece lei ti mangia, ha l'energia, il cibo sufficiente per le sue uova e quindi garantisci la sopravvivenza dei tuoi geni, che in fondo è l'obiettivo in natura. Ma andiamo avanti, perché se no... Allora, il lutto. Prima abbiamo accennato al fatto che tra le emozioni che provano gli animali c'è anche il cordoglio. Allora, nonostante cose che ho visto circolare in rete, eccetera, noi siamo l'unico animale che porta dei fiori ai morti, quindi non è che ci siano altri animali che hanno questo gesto. Però indubbiamente, soprattutto tra i primati antropomorfi e tra gli elefanti, si assiste a delle scene di vero e proprio cordoglio, particolarmente emozionanti. È famosa una sequenza fotografica di questa elefantessa che cerca di sorreggere quest'altra elefantessa che sta morendo, e lei fa di tutto per sorreggerla, per sostenerla. È veramente emozionante, si capisce che in quel momento c'è proprio sofferenza. Così come la foto che vedete in alto a destra, questo scimpanzé in una riserva, mi sembra in Kenya, che era morto e veniva trasportato in questa carriola. Gli altri scimpanzé della riserva, al di là di quella rete, che guardano questo corteo funebre passare con emozioni diverse, ma molti che non hanno poi mangiato per giorni, molti che sono rimasti vicino al posto dove era morto quello scimpanzé, cioè osservando questo luogo in maniera che possiamo tranquillamente dire triste, no? Cioè c'era proprio l'emozione del lutto. E sono situazioni che osserviamo prevalentemente nei primati antropomorfi e negli elefanti, cioè in tutte quelle specie in cui è molto marcata l'empatia, cioè provare, rendersi conto di quello che stanno provando gli altri, i sentimenti degli altri. E questo fa capire ovviamente il forte legame affettivo che poteva esserci e che vivono effettivamente questi animali, che soffrono di fronte alla morte di qualcuno a cui loro erano legati. C'è anche questa la testimonianza negli scimpanzé, in altre scimmie, anche nelle orche, nei delfini, di madri a cui muore il figlio e che continuano a portare in giro per giorni, in alcuni casi settimane o mesi, il figlio morto. Ci sono delle sequenze fotografiche di uno scimpanzé, mi sembra, che il figlio gli è morto molto piccolo, ha continuato a portarlo in giro finché non era veramente un mucchietto di ossa, se lo trascinava dietro, quindi non poteva non rendersi conto che era morto, ma non se ne voleva separare. Così come si sono osservate l'orca che continua a portare, a sollevare un cucciolo che è ormai morto, idem nei delfini. Perché gioco? Perché ad esempio negli scimpanzé, i cuccioli di scimpanzé si vedono da piccoli giocare con dei rametti e li portano in giro imitando l'atteggiamento della madre o delle altre femmine del gruppo che allattano o portano in giro i piccoli. È come se giocassero a fare le mamme. Questo gioco diventa ovviamente macabro in queste situazioni e viene ripetuto, dando un'idea della consapevolezza ovviamente della morte, ma soprattutto dell'impossibilità, della difficoltà a distaccarsi. Quindi arriviamo a questi livelli di evoluzione, di complessità animale, in cui indubbiamente c'è una grossa consapevolezza della morte. Abbiamo visto che gli animali più evoluti hanno non solo l'idea di non funzionalità, non funzioni più, sei morto, l'idea di irreversibilità, non ti muovi più, sei morto, l'idea di causalità, ci sono degli strumenti, dei mezzi, delle azioni che possono provocare la tua morte, quindi predire la tua morte, l'idea di universalità, cioè che tutti gli organismi viventi possono morire. Ma c'era una quinta caratteristica in quelle che avevamo visto prima, che è l'inevitabilità. Per quello che ci è dato sapere oggi, se anche ci sono animali che sanno
che tutti gli animali potrebbero morire, non hanno la certezza dell'inevitabilità della morte che abbiamo invece noi. Lo scimpanzé che guarda prima di attraversare e tiene il cucciolo per mano sa che potrebbe morire, ma non sa che sicuramente prima o poi morirà. Molto probabilmente, la certezza in biologia non esiste mai, molto probabilmente noi siamo l'unica specie che ha questa consapevolezza. E va bene, siamo gli unici che sappiamo che sicuramente dobbiamo morire. Ma il ragionamento che mi ha fatto girare un po' la testa è stato questo. Allora, l'evoluzione della nostra specie parte dai primi ominidi 7 milioni di anni fa, 2 milioni di anni fa abbiamo il primo rappresentante del genere Homo, Homo habilis, e poi tutti gli altri che 300.000 anni fa hanno portato a Sapiens. In un momento di questa evoluzione, diciamo negli ultimi 2 milioni di anni, per una qualche serie di mutazioni, è nato un rappresentante o di Sapiens o di uno dei nostri predecessori, che per queste mutazioni è stato il primo o la prima, non lo sappiamo, immaginiamoci una adolescente di Homo habilis o erectus, non lo so, la prima ad aver avuto la consapevolezza che sarebbe sicuramente morta. Nessun altro sul pianeta aveva questa consapevolezza. Non poteva condividere con nessuno questa consapevolezza, e questo è già un bel trauma. Allora, la domanda che io mi sono fatta è: ma se uno di colpo realizza questo, è uno shock incredibile. Ti viene voglia di dire io mi uccido, visto che so che comunque dovrò uccidermi. Eppure non solo questo non è successo, ma è sopravvissuta o sopravvissuto così bene da aver trasmesso alla sua discendenza questa consapevolezza, che si è rivelata così importante da aver avuto la meglio su tutti gli altri che questa consapevolezza non avevano. Ma qual è dunque il vantaggio che abbiamo avuto nel momento in cui ci siamo resi consapevoli dell'inevitabilità della nostra morte? Può darsi che nel momento in cui siamo stati coscienti che dovevamo morire, invece che alzarci ogni mattina col trauma, accidentaccio, mi tocca morire prima o poi, abbiamo in contemporanea messo da parte questo pensiero e ci siamo detti: devo morire? Va bene, allora lascio sulla terra una traccia di me. E abbiamo iniziato a imparare, costruire, diffondere sapere e conoscenza, scrivere, ovviamente ce n'è voluto di tempo, disegnare, lasciare manufatti. Cioè, nel momento in cui siamo stati consapevoli, prima o poi da questa terra me ne devo andare, allora abbiamo deciso di lasciare un segno del nostro passaggio. E forse è stato proprio quello, la scintilla, che ci ha reso così diversi da tutti gli altri primati antropomorfi e ovviamente da tutti gli altri animali che popolano il pianeta insieme a noi. Forse il sapere di dover morire ci ha dato quella spinta a lasciare grandi tracce del nostro passaggio sulla Terra. Memento mori, forse, no? Forse la differenza con gli altri è veramente questa. Grazie per la vostra attenzione. Se avete domande, sono felice di rispondere. Non so se c'è il tempo, perché vedo già il dottor Bianucci qua. Se qualcuno ha domande, felice di rispondere, se no vi lascio. Prego. No, ho apprezzato tantissimo la conclusione e mi chiedevo, non sono aggiornata sul record fossile, archeologico, quello che è, se diciamo appunto ci sono informazioni sul fatto che sia venuta prima questa tendenza di tramandare le informazioni, che poi alla fine ha portato anche alla scrittura, oppure la tendenza a una visione diciamo spirituale, ultraterrena, dal di là e così via. Non so se abbiamo informazioni per farci domande su questo. Informazioni a riguardo, quello che posso dire è che
prima di Sapiens si è evoluto Neanderthal, cioè abbiamo avuto due linee evolutive diverse. I Neanderthal seppellivano i loro morti, seppellivano i morti con a fianco dei rudimentali strumenti musicali, quindi forse c'era già una qualche tendenza alla spiritualità, non lo so assolutamente. Né so se lo sapremo mai quando è nata in noi questa consapevolezza. Quindi è nata in Sapiens, l'aveva già Ergaster, ce l'aveva Habilis, non so se lo potremo mai sapere, però penso che sia così interessante ragionare sul fatto che forse sapere di dover morire non è uno svantaggio così grosso, ecco. Accettiamolo e costruiamoci sopra, soprattutto. Grazie.